Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù Redentore, per il sacrificio che hai fatto di te stesso sulla croce e che rinnovi quotidianamente sui nostri altari, per tutte le sante messe che si sono celebrate e che si celebreranno in tutto il mondo, esaudisci la nostra prece in questa novena, donando alle anime dei nostri morti l'eterno riposo, facendo risplendere su loro un raggio della tua divina bellezza. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O Gesù Redentore, per i grandi meriti degli Apostoli, dei Martiri, dei Confessori, delle Vergine e di tutti i Santi del Paradiso, sciogli dalle loro pene tutte le anime dei nostri defunti, che gemono nel purgatorio, come sciogliesti la Maddalena e il ladro pentito. Perdona i loro falli e schiudi ad esse le porte della celeste tua reggia, che tanto desiderano. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O Gesù Redentore, per i grandi meriti di San Giuseppe e per quelli di Maria, madre dei sofferenti e degli afflitti, fa scendere la tua infinita misericordia sulle povere anime abbandonate nel purgatorio. Sono anch'esse prezzo del tuo sangue e opera delle tue mani. Dona a loro un completo perdono e conducile nelle amenità della tua gloria, che da tanto tempo sospirano. Eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O Gesù Redentore, per i molteplici dolori della tua agonia, passione e morte, abbi pietà di tutti i nostri poveri morti che piangono e gemono nel purgatorio. Applica loro il frutto di tante tue pene e conducili al possesso di quella gloria che in cielo hai loro preparata. Eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo per le anime del Purgatorio. Grande San Michele, che sei stato incaricato da Dio di introdurre in cielo le anime degli eletti, ti prego per tutti coloro che io ho amato e che non ci sono più. Degnati di visitare tale anime, di assisterle e di soccorrerle in mezzo alle fiamme in cui bruciano, nell'oscura prigione in cui piangono. Fa che Dio le ammetta al più presto al suo banchetto celeste, in quel meraviglioso luogo di pace e di luce. E quando verrà, per la mia anima, l'ora di scendere in questo oscuro soggiorno, ti scongiuro, intercedi per lei e vieni a soccorrerla. Amen. Preghiera a Maria Santissima per le anime del Purgatorio più dimenticate. O Maria, pietà di quelle povere anime che chiuse nelle prigioni tenebrose del luogo di espiazione non hanno alcuno sulla terra che pensi a loro. Degnatevi, o buona madre,
abbassare su quelle abbandonate uno sguardo di pietà. Ispirate a molti cristiani caritatevoli il pensiero di pregare per esse e cercate nel vostro cuore di madre i modi di venire pietosamente in loro aiuto. O Madre del Perpetuo Soccorso, abbiate pietà delle anime più abbandonate del Purgatorio. Misericordioso Gesù, date loro il riposo eterno. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera per la novena alle anime sante del Purgatorio, ottavo giorno. Padre amoroso, la cui essenza stessa è amore puro e incondizionato, ci avviciniamo a te nell'ottavo giorno di questa novena, con cuori ardenti di carità divina, intercedendo appassionatamente per le anime del Purgatorio. Queste anime, immerse nel fuoco purificatore, ardono di desiderio di essere completamente immerse nel tuo amore. Oggi contempliamo l'amore, quel legame eterno che ci unisce a te e ci trasforma, quell'energia potente che dà significato a ogni gesto, ogni parola, ogni pensiero. Con questo amore superiamo le barriere, uniamo ciò che è spezzato e risaniamo le ferite più profonde. Ti chiediamo, Dio, di riversare il tuo amore infinito sulle anime del Purgatorio, che attraverso il calore del tuo amore possano essere purificate da ogni attaccamento terreno e possano essere elevate alla tua presenza in una gioia senza fine. Ravviva la fiamma del loro amore per te, affinché ogni anelito delle loro anime sia diretto alla tua eterna beatitudine. Concedi a noi, che ancora cerchiamo il tuo volto in questo mondo, la grazia di amare senza riserve e di servire senza cercare ricompense. Infiamma i nostri cuori con la tua carità, affinché, seguendo l'esempio del tuo Figlio, possiamo essere luci d'amore in un mondo che ha disperato bisogno della tua presenza. Maria, Madre dell'amore divino, con il tuo cuore immacolato, intercedi per le anime del Purgatorio, avvolgine nel tuo amore materno e conducile al trono della tua grazia e di tuo Figlio, dove l'amore regna supremo. Angeli e santi, che nel cielo celebrate l'amore eterno di Dio in una melodia senza fine, intercedete per le anime in purificazione, affinché, rinvigorite dal nostro sostegno e dalla potenza dell'amore divino, possano presto unirsi a voi nel canto di lode eterna. Nell'ottavo giorno di questa novena, con cuori ricolmi di amore e di speranza, ti offriamo le nostre preghiere, Signore. Affidiamo a te le anime del Purgatorio, pregando che l'energia dell'amore eterno le trascini nella tua gioia e nella tua pace. Amen.